portando quello che siamo e niente di più, cercando di portare l'interesse dei cittadini, cosa che nessuno ha fatto. Ora ci sono dei problemi operativi da risolvere. Fino ad oggi, ve l'ho detto, queste sono state le nostre occupazioni. Adesso un po' alla volta dovremo capire le istanze che noi portiamo all'interno della regione. Quindi per me questi sono temi che dovremo necessariamente affrontare insieme, trovando un modo, anche perché rispetto al Parlamento noi siamo qua fisicamente anche in campagna, quindi può essere anche più semplice incontrarsi fisicamente, stabilire proprio delle riunioni, degli incontri mensili, lo decideremo Valeria. Insieme, scusami, hai ragione. Quindi io vorrei che oggi iniziassimo a porre anche questi temi, perché dobbiamo trovare insieme delle risposte. Grazie. Vincenzo Viglione. Allora, buon pomeriggio a tutti. Scusate il caldo, ma purtroppo non è colpa nostra. Allora, grazie della partecipazione, grazie insomma di essere intervenuti numerosi, soprattutto ai parlamentari, insomma, con sempre bello confrontarsi, ai candidati che sono presenti in sala, non eletti, che hanno dato, oltre a Pasquale e Francesca, hanno dato una grossa mano. Vedo Margherita, vedo Marianna, vedo Luca in fondo, e ho visto passare Maria Pallini, insomma, tutto questo esercito che ci ha supportato, insomma, del quale noi adesso siamo rappresentanti fondamentalmente di questo popolo campano. Prima negli interventi precedenti vi hanno fatto un po' la panoramica di quello che abbiamo vissuto in questo primo mese da quando siamo entrati in consiglio. Abbiamo cercato di cominciare a prendere dimestichezza un po' con gli ambienti, con gli uffici. È difficile perché purtroppo ci si confronta con delle persone, come diceva Giovanni Valeria, che sembrano essere garbate, sembrano pure simpatiche, ripeto, poi giustizia, quando siamo lì immediatamente sentendo gli interventi hanno capito l'ala di ipocrisia un po' che regna all'interno di tra quei banchi, perché se è vero che noi arriviamo con un nostro intervento che era fondamentalmente incentrato sui temi, abbiamo detto in conferenza più di uno ci siamo occupati insomma di quelle che sono le problemi partita, quelle che è l'ambiente, abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, abbiamo illustrato la nostra proposta di legge per una sorta di revisione della spesa, insomma di quelle che sono gli stipendi e pure quello che è il trattamento dei consiglieri regionali. Tutto incentrato a cercare di risollevare, partendo proprio dal basso, quindi dalla disoccupazione e tutto quello che è i mezzi di sussistenza. Poi arriviamo in consiglio regionale, cominciamo a sentire gli interventi, si alza uno e comincia trasparente, le nostre porte, appena avremo delle stanze con delle porte, saranno delle porte naturalmente, perché noi siamo comunque eletti come consiglieri di un comune e quindi di una comunità. Nel momento in cui la comunità collabora dando da parte nostra degli strumenti per arrivare veloci a noi, noi abbiamo una forza che la politica attuale, il sistema, non ha. Loro hanno la forza dei portatori di voti, quindi fanno gli interessi degli unici amici che hanno portato i voti, o hanno la forza dei supporter nazionali e regionali che sostengono quel candidato locale. Noi possiamo avere quella forza che